Angela Cerbi, Fred Film Radio della Mostra di Venezia, sono con Emma Dante, buongiorno. Buongiorno a voi. Per le sorelle Macaluso che passa oggi al Festival, un film magnifico, molto bello, molto doloroso, però molto coinvolgente e in cui tutti ci si ritrova, perché è una storia di un rapporto familiare di sorelle e la famiglia e noi ci siamo tutti passati e ci rimaniamo, no? Perché questo sì. È il vincolo. E lei ha portato al cinema un suo spettacolo teatrale. La domanda ovvia prima è: come si fa ad adattare uno spettacolo come quello a un mezzo come il cinema? Certo, la cosa più intelligente da fare è lasciare lo spettacolo sul palcoscenico e usare il mezzo del cinema per fare un'altra cosa, come è stato in questo caso. Nasce da questa PS l'ispirazione, ma il film è completamente diverso dallo spettacolo, perché lo spettacolo, per esempio, ha la vita di queste sorelle è praticamente arriva dal buio all'oscurità e vive su un palcoscenico completamente vuoto, e a un certo punto mi è venuta voglia invece di collocare queste sorelle e questa morte che non sapevo dove collocare in una casa, in una residenza. Quindi appunto il cinema mi ha aiutato anche a esplorare anatomicamente il corpo casa. Le case sono dei corpi dove certo. Noi viviamo, noi siamo digeriti dalle case in cui viviamo, siamo masticati, no? Ci mettiamo dentro tutte le nostre cose, i nostri segreti, le nostre frustrazioni, e quindi l'idea era quella proprio di andare ad aprire i cassetti dei segreti e anche gli scheletri dentro gli armadi. E poi la casa è un personaggio che vive come vivono le persone, è un corpo che cambia, che si modifica, assolutamente. Che invecchia, che, no? E il lavoro fatto sui corpi, sul corpo casa, è stato anche un lavoro che lei fa di solito, anche a teatro, sui corpi, ma anche al cinema. Anche qui ha usato molti corpi, i primi piani, tutto quello che è carne, tutto quello che sì. È umano o non umano, ma che comunque vive e che inevitabilmente poi morirà. Questo adattare le sue caratteristiche di regista di teatro al cinema è stata una cosa semplice? Le viene naturale? O devono fare bisogna anche lì cercare di levarsi il cappello del regista teatrale e mettersi il cappello del regista cinematografica? Sicuramente è difficile, non è assolutamente facile. Io però arrivo sempre con grande umiltà nelle cose che faccio, anche del teatro se lo faccio da più anni. Sono sempre convinta che un'opera sia, poi a un certo punto decide anche lei se vuole venire alla luce, e tu non devi assolutamente usare il forcibe, cioè non sono contraria alle estrazioni violente. Nel film c'è una scena che è molto forte, che è l'estrazione di un cuore di questo daino. È una scena che abbiamo girato all'Istituto Zooprofilattico di Palermo, che ne approfitto di ringraziare perché ci ha ospitato, è stato veramente io amo molto gli animali, e questo è un film anche che racconta l'amore nei confronti degli animali, e quell'estrazione di quel daino per me è molto significativa, perché è una cosa che io a teatro non potrei fare mai, però è veramente la grande metafora della vita, ed è questo film per me è un'operazione a cuore aperto, è un intervento a cuore aperto, che è quello appunto che entriamo nelle nostre case. Che cosa c'è nelle nostre case? Cioè che nel momento in cui facciamo questo taglio e scopriamo le ferite. Un'ultima domanda le volevo fare sulla preparazione delle attrici, perché noi abbiamo la storia di queste sorelle in tre fasi della vita e sono tutte attrici differenti che interpretano lo stesso personaggio, i vari personaggi. È molto interessante vedere che le riconosciamo subito, sono tre attrici sì. diverse, ma noi riconosciamo subito il personaggio, chi è, dal primo momento che vediamo l'attrice nuova, diciamo. Sì. Avete fatto un lavoro in collettivo per preparare diciamo il carattere del personaggio che doveva poi trasportarsi? Come è stato fatto? Abbiamo fatto 2 settimane di prove dentro la casa dove poi abbiamo girato, perché io ho lavorato molto sui dettagli di alcune parti del corpo, sulla gestualità, sul modo di aggiustarsi il vestito, sul modo di aprire il rubinetto, di aprire la porta, eccetera, che le tre attrici che raccontano lo stesso personaggio dovevano in qualche maniera avere in comune, più che avere in comune
appunto i tratti somatici, quello che mi interessa, che invece poi nel tempo si perdono, quello che mi interessava è che tutte e tre le attrici che facevano lo stesso personaggio si emulassero a vicenda e che mi raccontassero la loro identità attraverso appunto una bocca che si muove sempre con lo stesso ritmo mentre legge, e noi vediamo invecchiare, vediamo riempirsi di rughe nell'ultima fase della vita. Bene, grazie mille, ringraziamo molto Emma Dante per essere stata con noi, la ringraziamo per il film Le sorelle Macaluso che esce oggi e passa alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Io sono Angela Cerbi per Fred, The Festival Insider.